Sì, buongiorno a tutti, ringrazio il Comune di Riccione e l'amico Andrea Terincanti per aver avuto questa bella idea di farci recensire un libro in questo periodo di grande difficoltà. Oggi volevo proporvi un testo che a me piace molto, di facile lettura, ameno, scorrevole, avvincente, vicino a Oriente, da Aleppo a Mosul, di Gertrude Bell, la grande archeologa, esploratrice, viaggiatrice e politica britannica. Aveva pubblicato un diario di viaggio in un testo originale stampato nel 1911 che si chiama From a Murat to a Murat. È stato tradotto recentemente e questa è la versione italiana di questo bellissimo racconto di viaggio che è un'esplorazione, un diario di viaggio dalla Siria, da Aleppo in particolare, che si dipana poi attraverso il deserto siriano fino in Mesopotamia sull'Eufrate e giù lungo l'Eufrate a sud verso la città di Kerbala, il sito poi antico di Babilonia. Quindi un'esplorazione delle realtà archeologiche più importanti del Vicino Oriente. Da Babilonia a nord, attraverso Samarra, Tikrit, Baghdad e poi per arrivare a Mosul, l'antica città di Ninive e le altre capitali assire di Nimrud e di Assur. Prima di descrivere questo tragitto, che tra l'altro mi permette di confrontare la mia esperienza di archeologo in quell'area lì, che ha viaggiato più di 100 anni dopo la Belle, nelle stesse aree, ha scavato in siti che la Belle ha esplorato, come Babilonia in particolare, volevo accennare due parole alla straordinaria vita di questa donna incredibile. Gertrude Bell nasce nel 1868 da una famiglia benestante a Washington Hall, nella contea di Durham, in Inghilterra, nel nord dell'Inghilterra. Una famiglia di magnati del ferro e del carbone. Suo nonno Lothian Bell era un industriale progressista, suo padre anche. Quindi là iniziano una cultura estremamente ampia e variegata, senza pregiudizi. Purtroppo le muore la madre all'età di 3 anni, ma Gertrude ha la fortuna di avere una matrigna, la seconda moglie del padre, di grande intelligenza e cultura. Era amica anche di Virginia Woolf, una drammaturga, una scrittrice, che la stimolerà a livello intellettuale, a livello di esplorazione del mondo e anche delle realtà geografiche più particolari come il Vicino Oriente. Prima donna in Inghilterra a laurearsi all'Università di Oxford all'età di 18 anni, quindi dopo 2 anni di università, in storia moderna, con una tesi pubblicata sul Times, quando le donne all'università non potevano accedere, a Oxford e a Cambridge in particolare. Quindi già questo è straordinario. E poi inizia a viaggiare. A fine 800 suo zio, un funzionario diplomatico dell'ambasciata britannica a Teheran, la invita a Teheran e lì inizia a prendere confidenza col mondo del Vicino Oriente, a scattare le sue prime fotografie, a imparare il persiano, l'arabo e questa esperienza è fruttuosa perché pubblicherà Persian Pictures, un libro corredato di immagini, come abitudine della Belle, e poi tornerà in Europa studiando le altre lingue europee, italiano, francese, tedesco, facendo anche l'alpinista, scalando vette impossibili in Europa, in Svizzera, e tornerà all'inizio del Novecento, 1905, in Oriente a visitare Damasco, viaggiando in tenda con i beduini, con le guide locali, con il cavallo, con i muli, e visiterà anche Aleppo, visiterà Gerusalemme e compierà un primo tour del Vicino Oriente che pubblicherà in questo bel libro che è stato dato alla stampa prima di quello che analizzeremo oggi, Viaggio in Siria, titolo originale Siria, The Desert and the Zone, che come vedete al suo interno, pubblicato nel 1907, è corredato di splendide immagini di siti archeologici, monumenti vari della Mesopotamia, dell'Iraq e della Siria, con la descrizione di questi monumenti e anche del deserto siriano e iracheno, che erano per lo più sconosciuti in campo europeo.
Quindi apre la strada a questa conoscenza dell'Oriente. Il suo viaggio è quello che ho compiuto anch'io, quindi mi confronterò, riuscirò a interloquire con lei anche 100 anni dopo. Inizia da Aleppo, la città del commercio siriana, posta nel nord della Siria, oggi patrimonio UNESCO, e lo spirito di Aleppo, una città multiculturale, multietnica, dove musulmani sciiti e sunniti vivono accanto a cristiani, a varie sette cristiane, a drusi e altri gruppi confessionali. È lo spirito del commercio che anima questa città, dice la Bibbia. Infatti inizia il suo racconto, l'incipit del libro, proprio in un bazar. Nel bazar una piccola folla si era radunata attorno a una delle bancarelle dove stavano i sellai con le loro merci e giù, lungo le viuzze del soffitto a volta, risuonava l'eco delle trattative commerciali. In fondo alla buia galleria, il sole di febbraio illuminava il terrapieno ripido della cittadella. Mi piace seguire l'arte intricata del commercio orientale, così girai nella via dei sellai, perché quel pomeriggio non avevo nient'altro da fare se non trovare la strada che mi riconducesse dentro l'Asia, nel fascino familiare d'Oriente. Ecco che il commercio è l'Asia. Aleppo è la porta d'Oriente che mette in comunicazione l'Asia orientale col Mediterraneo. E poi il suo servitore Fatu, così l'apostrofa, che Dio sia benedetto, disse fermandosi non appena mi vide, Vostra Eccellenza fa bene a venire ad assistere alle negoziazioni commerciali dei sellai di Aleppo, non si vergognano di niente. Vivo ad Aleppo da più di 30 anni e fino ad oggi nessuno mi aveva mai chiesto due piastre per una matassa di corda. Ecco che l'anima di Aleppo è il souk, che tra l'altro è diventato patrimonio UNESCO negli ultimi 30 anni, ma è anche il centro culturale, la città più antica, la cittadella che è il Tell, cioè la collina archeologica originaria che la Bell descrive, che rimonta addirittura all'inizio del secondo millennio, quando Halp, la vecchia città, capitale dello stato di Yamkad, citata nei testi di Mari, nei testi Amorrei, era un centro importante commerciale dell'antichità. E poi è stata conquistata dagli Ittiti, dai Mitanni, anche gli Assiri hanno imperversato in quest'area, quando poi venne ricostruita questa cittadella alta 58 metri, fortificata con lastre di pietra e torrioni e bastioni, da Seleuco I Nicatore, cioè dai greci, in età ellenistica. Nel 301, quando veniva rinforzata, la città ellenistica dei Greci si estendeva ai piedi della cittadella con un'architettura, un'organizzazione di spazio ippodameo, cioè con vie ad angolo retto, con strade che si intersecavano in maniera ortogonale. E la Bel ci descrive proprio l'ingresso della cittadella, tutto il percorso che si dipana in salita, molti di voi l'avranno vista, fino ad arrivare alla grande moschea sulla sommità dove si può spaziare una vista incredibile tutta la città sottostante. La grande moschea e la cittadella hanno diverse fasi, dall'età Hamdanide, le dinastie islamiche del X secolo, ma l'età più importante, più splendida, è il XII secolo, il periodo della dinastia degli Zengidi con il Norandino, che ha costruito la grande moschea di Abramo, la moschea di Abramo che si trova sulla strada verso la sommità dove si riteneva che il patriarca Abramo si fosse seduto mentre portava il pascolo e le sue pecore. E poi ancora abbiamo la grande sala del consiglio e la grande moschea invece dell'età ayyubide del Saladino e di suo figlio Azzayir Gazi che hanno edificato questa moschea che era anche più importante e più utilizzata dagli emiri rispetto alla grande moschea Umayyade dell'VIII secolo, che si trovava invece fuori la cittadella. Descritte le meraviglie di Aleppo, di città cosmopolita del Medioevo, del tempo e anche di oggi, la Bel prosegue poi per quello che è la steppa siriana, il deserto della Siria, non è un deserto di dune, ma ci sono cespugli, pochi arbusti, pietrame, tenui colline, che si sviluppano, si estendono fino ad arrivare all'Eufrate, dove inizia la Mesopotamia. La terra tra i due fiumi, il Tigri e l'Eufrate. L'Eufrate in particolare è il limite del deserto e sull'Eufrate la Bel si ferma proprio sull'arrivo
attraversato l'Eufrate sulla sponda orientale in un sito che è emblematico della Mesopotamia, si chiama Tel Hamar. Questo sito è l'antica Til Barsip, già città del bronzo antico del terzo secondo millennio, con evidenza archeologica di età anche poi ittita, con la cittadella con delle sculture di età ittita e di età neo-ittita dell'inizio del X secolo a.C. in particolare. E così viene descritta in questo vivido racconto dalle parole di Gertrude Bell. Siamo arrivati in Mesopotamia, scendendo al villaggio di Tel Hamar. Il suo nome deriva dall'alto rialzo del terreno, bagnato dall'Eufrate, sotto il quale si trova. Ho indugiato a lungo sul rialzo, cioè sulla cittadella. Facevo la conoscenza di un mondo che era nuovo per me, ma che era incommensurabilmente vecchio e antico per fama. La bellissima distesa spoglia del deserto andava da est a nord a sud, sconfinata, immersa nello splendore morbido del sole di febbraio. Lunghi e dolci pendii, colline basse e nude, le anse tortuose nobili dell'Eufrate, Frat, come lo chiamano gli arabi, dico io, che lambivano quella terra arida e spoglia. Vicino al fiume, dispersi per le prime 2 o 3 miglia, c'erano dei cumuli isolati, sono ciò che resta di antichissimi insediamenti. Di questi Tel Hamar è di gran lunga il più importante e descrive anche i resti del palazzo Assiro dell'età di Tiglath-Pileser III. Gli Assiri conquisteranno Tel Hamar e ne faranno una città provinciale, un capoluogo importante, l'antica Til Barsip, con un palazzo con delle pitture molto belle, degli affreschi che raccontano scene di battaglia, di guerra e geni alati raffigurati in queste bellissime stanze di questo palazzo. Prosegue nel suo viaggio nella città vicina al sito antico di Carchemish, che è l'antica città del bronzo del terzo secondo millennio, oggi al confine tra la Turchia e la Siria, ma allora ancora parte dell'impero ottomano ovviamente, come dice la Bell. A Carchemish la Bell osserva ancora queste stele, queste sculture di età ittita del secondo millennio, di età neo-ittita del X secolo, non secolo a.C., osserva le fortificazioni, le mura, le porte che hanno ancora questi leoni alati neo-ittiti che avevano una funzione apotropaica. E poi, dopo un viaggio sempre a cavallo, con i suoi mulattieri, con i muli carichi, la soma, carichi delle sue vettovaglie, della tenda che smontava ogni notte e rimontava durante questi viaggi, perché allora si viaggiava così, e con il suo servitore cristiano Leppino Fattù scende lungo l'Eufrate e arriva a un certo punto, attraverso il deserto, nella città bellissima di Kerbala. La città di Kerbala, che è la Bella, appunto, descrive in maniera singolare. Intanto nota subito che è il centro della cultura della confessione sciita, perché a Kerbala in effetti è nato la religione sciita, che si contrappone al sunnismo nell'Islam stesso, cioè è il luogo in cui è avuta la prima scissione tra sciiti e sunniti, perché il 10 del Muharram di ottobre, del mese di Muharram, ottobre del 680, è stato ucciso a Kerbala uno degli imam sciiti più importanti, che si chiama appunto al-Hussein, figlio del primo imam sciita Ali ibn Abi Talib, ucciso dai nemici del califfo Omayya, di quindi sunniti, in una strage del 680. Questa strage ha determinato la scissione tra sciiti, i sostenitori di Ali e di suo nipote Hussein, che sono coloro che credono che il califfo, la guida dell'Islam, debba essere sempre un discendente di sangue di Maometto, e i sunniti invece, Umayyadi e poi Abbasidi, che ritenevano invece che il califfo potesse essere un successore di Maometto, non necessariamente imparentato a livello di sangue con il profeta. E quindi questa città, Kerbala, è un luogo santo. Io stesso la vidi diverse volte, anni fa, e rimasi colpito dal fervore religioso, una città santa importante quasi come la Mecca, quasi come Gerusalemme, quasi come Medina,
per gli sciiti del mondo musulmano che arrivano oggi ancora dall'Iran, allora dalla Persia, quando c'era Gertrude Bell, in pellegrinaggio per visitare questa tomba, mausoleo, questa moschea di Hussein, che la Bell descrive con questa cupola dorata fantastica, e anche per visitare, come visita io, il cimitero con le pietre tombali di tutti quei devoti che da decine di anni, da più di 100-200 anni, centinaia di anni quindi, si facevano, una volta morti, seppellire in una tomba vicino alla moschea di Hussein a Kerbala e anche vicino alla moschea di Ali, suo padre, il primo imam degli sciiti, nella vicina città di Najaf, che sono le città sante degli sciiti a livello mondiale. Questo descrive Gertrude Bell e descrive anche un particolare interessante, quello che vidi anch'io e notai, cioè nel souk di Kerbala c'è un profumo delizioso di arance. Le arance sono buonissime, deliziose in quell'area, succulente, incredibile. Lei, la Bell, ne mangia quantità pantagruel, come feci io anche del resto. E notava, la Bell stessa, come ho notato anch'io, una quantità di rose sparse nel mercato di Kerbala, nel souk, e gli uomini, le donne che giravano sempre con in mano una rosa. Quindi c'è questa specie di giardino nell'Eden, nel sud della Mesopotamia, quest'area fiorita intorno all'Eufrate, che crea questo paradiso, no, di fiori in un'area sostanzialmente desertica. Poco a nord di Kerbala, il sito più importante, o tra i più importanti perlomeno menzionato in questo libro, in questo volume, e beh, è la città importantissima, rilevantissima di Babilonia. Babilonia che la Bell visita subito dopo Kerbala, che si trova a 50 km a nord della città santa. Babilonia, ricordiamo, è la città capitale dell'impero di Hammurabi nel XVIII secolo a.C., la capitale poi di Nabucodonosor nel VII secolo a.C., la città della cattività babilonese, dove gli ebrei sono stati deportati da Gerusalemme, la città della Torre di Babele, della confusione delle lingue e della prostituzione sacra di cui parla Erodoto. Quindi una capitale del mondo antico che l'Apocalisse Giovannea chiama la prostituta per via della sua fama di idolatria. A Babilonia la Bell scorge, arrivando dall'area nord della città, quello che è un palazzo importantissimo che io ho avuto la fortuna di conoscere e scavare. Vi descrivo come la Bella approccia questo tipo di monumento e quest'area vicino a Babilonia. Era un'area molto spoglia, attraversata da segni lasciati dalle coltivazioni passate. E quel territorio appariva tanto più povero e desolato proprio perché era stato una volta fertile e popolato. Ora invece era una distesa piatta, interminabile, priva di irregolarità. Era iniziata proprio da quel luogo, ora così squallido, una grande civiltà. Era immersa in queste riflessioni piuttosto semplici e ovvie che devono assalire chiunque si avvicina a Babilonia, quando la fortuna mi fece volgere lo sguardo verso sud. Scorsi così ai margini di quella pianura arida e assolata un tumulo imponente. Non c'era bisogno di chiedergli cosa si trattasse. Le mura circondavano e difendevano ancora la sua sommità. Sapevo che si trattava di Babilonia. Quel tumulo settentrionale conservava sulle labbra degli arabi l'eco del suo antico nome. Ecco, questo tumulo, che gli arabi ancora ricordano con il nome, è Tel Babil, la collina archeologica di Babil, che conserva il nome di Babilonia. Ed è il palazzo nord che io ho analizzato, studiato e scavato di Nabucodonosor II del VII secolo a.C. Si trova proprio nel nord della città ed è la chiave di volta delle fortificazioni babilonesi, meraviglie del mondo antico, perché domina questo palazzo a due corti enorme, tutta l'area pianeggiante a nord verso l'Eufrate ed è un luogo di controllo, di accesso della città molto, molto rilevante e interessante. Da Babilonia
si muove verso nord, verso le città capitali che sono capitali greche, Seleucia al Tigri, la bella, arriva a Seleucia, dopo aver passato l'area di paludi e di acquitrini del sud della Mesopotamia, gli Or, come chiamano gli arabi, Seleucia al Tigri, che è una città importantissima, di grande storia. La Bey intuisce la rilevanza archeologica dicendo che sarebbe importante scavarla per capire come l'arte greca si sia sviluppata in Mesopotamia, abbia interagito con l'arte persiana, creando una nuova comunione culturale. Seleucia al Tigri, che sarà poi scavata, raccogliendo quindi implicitamente il suggerimento della Bey, dopo 60 anni, negli anni 70, 60-70, dal Centro Scavi di Torino, che ha messo in evidenza una città a pianta ippodamea, un'agorà, strutture di magazzini, quindi una capitale dell'impero seleucide fondata da Seleuco Nicatore nel IV secolo a.C., che poi è stata rimpiazzata come capitale nel mondo orientale quando il mondo greco è venuto meno a livello di potere politico dopo l'avvento dei Parti e dei Sassanidi, che hanno fondato la città di Ctesifonte sulla sponda opposta del fiume Tigri, che la Bell visita, dove trova Gertrude Bell l'arco del palazzo della volta della sala del trono del palazzo di Cosroe, il Takishra, il grande palazzo del VI secolo di Cosroe, re sassanide, che poi verrà conquistato dai musulmani, dalle armate islamiche nel VII secolo, ancora in stato di neglecto, oggi quasi crollato e pericolante. E già lo vide la Bell e lo descrisse con parole molto molto eloquenti. Abbandonata l'area del Tigri, del capitale Seleucia e Ctesifonte, arriva sempre lungo il Tigri ad Agdad con una temperatura, un calore incredibile, dice, e io ricordo la stessa esperienza, ci si doveva sempre muovere perché fermi il sole ti bruciava letteralmente, così dice la Bey, mi sono ritrovato nelle sue parole, gli oltre 56 gradi ad aprile, quindi quando ero sullo scavo di Babilonia. A Baghdad arriva attraversando il Tigri su un fiume in piena ancora, su un ponte di barche, col suo cavallo, con i suoi muli, con i suoi mulettieri, e prende residenza nell'ambasciata britannica, nel consolato britannico sul fiume Tigri, lungo il fiume Tigri, e si fa accompagnare a visitare quella che è la città rotonda di Al-Mansur, il califfo che ha fondato nell'VIII secolo Baghdad. Una città però cui resti antichi, medievali e abbasidi sono praticamente fatiscenti. Infatti la Bella lamenta la scarsità di resti archeologici per quanto riguarda la città rotonda di Al-Mansur. Restano alcuni palazzi nell'area della Mustansiriya, che io più volte visitai, però Gertrude non riesce ad entrare a visitarli, gli stucchi sono crollati, racconta, eccetera, perché il governatore non la fa passare, essendo quell'area diventata un luogo strategico dell'impero ottomano, l'artiglieria, e quindi nonostante le pressioni della Bel, che escogita di tutto pur di entrare, non riesce a vederlo. Interessante anche per quanto riguarda Baghdad è l'incontro che Gertrude Bel ha con le comunità locali, di musulmani sunniti in particolare, e anche un senso di grandezza di questa città, che è stata una capitale importantissima, che si avverte ancora nell'orgoglio della popolazione locale, in particolare nel Naqib, che è la guida spirituale dei sunniti ancora oggi dell'Iraq, che la Bey incontra a Baghdad, un uomo anziano, venerabile, un santo, che la accoglie nella sua bella dimora con questo giardino, con questa corte centrale, con i limoni, con le arance, e confida alla Bell di essere favorevole alla politica inglese, ma la rimprovera per aver, con i suoi colleghi inglesi, per essere stata troppo di mano pesante in una rivolta araba quando i militari britannici hanno senza esitazione ucciso anche donne e bambini. Quindi, e la Bell incassa questa critica, ovviamente, non potendo controbattere. Il periodo in cui viaggia Gertrude Bell, del resto, e col Naqib si discuterà anche di politica con questo religioso, è il periodo 1909, siamo,
dal gennaio al giugno del 1909 nell'impero ottomano, quando chiaramente sappiamo, la storia ci dice che è avvenuta la rivoluzione dei giovani turchi. Giovani turchi che già dal 1908 da Salonica erano partiti fino arrivati nella capitale ottomana e avevano spodestato, tolto il trono al sultano, al califfo Hamid, reo di non aver applicato la Costituzione. Quindi viene promulgata e messa a legge la Costituzione, quindi si crea una monarchia costituzionale con un nuovo sovrano, un nuovo sultano che è Maometto V, che dovrà far applicare questa Costituzione. Questo senso di libertà che aleggia nelle terre ottomane, la Belle lo descrive come qualcosa che però è vissuto in maniera remota, obsoleta in queste aree così lontane dalla capitale imperiale di Istanbul, Costantinopoli. Quindi c'è questo sottofondo di idea di libertà che però le popolazioni ottomane delle aree della Mesopotamia colgono in maniera abbastanza irregolare e lo sanno sfruttare, tanta la distanza dal centro del potere. Dopo Baghdad, attraverso le città di Samarra e Tikrit, dove a Samarra vedrà la famosa moschea di Samarra, le tombe degli imam sciiti e il minareto, la Mawlia, il minareto a spirale, da cui si vede un paesaggio impareggiabile, la Belle arriva nel cuore della Siria, nel nord, e descrive l'area che cambia completamente. Da un deserto paludoso del sud, a un'area di colline, di prati verdeggianti, fiori variopinti, peonie, papaveri, e quindi viene affascinata da questo tipo di paesaggio. In particolare sul Tigri arriva nella prima capitale Assira, che si affaccia proprio con un tè, una cittadella sul fiume Tigri, la capitale di Assur, quella che si chiama in arabo Kala Shergat, dove tra l'altro da decenni gli archeologi assumono la manovalanza locale, gli operai locali, perché sono ottimi operai archeologici che hanno scavato con i tedeschi. I tedeschi hanno effettuato i sondaggi ad Assur già dall'inizio del Novecento, infatti la Belle incontra gli archeologi tedeschi proprio ad Assur. Assur è la prima capitale assira, quando all'inizio del secondo millennio viene costruito il tempio la zecora del tempio del dio Enlil e il tempio del dio Assur, su una cittadella che si erge proprio in maniera spettacolare sul fiume Tigri, che è spesso in piena in quell'area lì. E dice la Belle: fu sorpresa di vedere i pendii che scendevano verso il Tigri, rossi di papaveri, dove era Kanat Shergat. E la zecora, questa torre dedicata al dio Enlil, congiunzione tra il cielo e la terra, che faceva capolino attraverso questa collina, questa montagna, e guardava lungo il fiume Tigri. Il dottor André, che la riceve nella casa missione, piena di fiori, piena di ravanelli coltivati dal capo militare turco che si occupa della missione, osserva dalla casa della missione questa zikurat insieme alla Belle, e c'è una discussione, uno scambio di vedute. La Belle chiede all'archeologo, direttore della missione André, che cosa guardavano dalla cima di questa torre, di questa zikurat, gli antichi assiri. Chiesi, spinto dalla curiosità per il mistero di una scena antica quanto la storia del mondo. Guardavano la luna, rispose il dottor André, proprio come facciamo noi, oppure chissà, forse erano in cerca di Dio. In effetti, la zikurat vuol dire essere alto in accadico, il nome zikurat è la congiunzione della terra e del cielo, e sulla sommità gli uomini incontravano la divinità, in questo caso incontravano il dio Enlil, il dio del vento. Di Assur loda gli scavi meticolosi e perfetti degli archeologi tedeschi e li confronta invece con la situazione di degrado e di negletto in cui versa l'altra capitale assira che la Belle visita dopo Assur, cioè l'antica Kalku, che corrisponde alla biblica Nimrud, di cui vede il Tell, tra l'altro infestato di locuste, e lamenta questo fatto che gli scavi di Laia, di metà 800, che hanno messo in luce
quei geni alati, quei tori alati di protezione dei portali del palazzo Nordovers di Assurnazir, il secondo del IX secolo a.C., il palazzo che era la reggia dell'impero degli Assiri, dell'impero Neassiro. Bene, questi tori alati, queste sculture di vittorie militari, il rilievo storico assiro, erano completamente abbandonati, quelli non portati al British Museum, in stato di negletto e di trascuratezza, anzi, alcuni ragazzotti arabi andavano lì anche a vandalizzare queste sculture come se fossero degli idoli malvagi. Nimrud scrive: quando scorsi il tumulo di Nimrud, era nascosto in un campo di grano mosso dal vento come un mare ondeggiante, quindi verde. Le buche e i pozzi degli scavi del Dayard erano completamente sommersi nell'erba e nei fiori, e la Zikurat del dio della guerra di Nurta ergeva la sua testa nuda da un campo di papaveri. A parte i fiori, Nimrud, di cui abbiamo ricavato molti dei tesori ora presenti nel nostro museo di Londra, è uno spettacolo pietoso agli occhi di un inglese. Quindi i tedeschi bravissimi ad Assur, invece a Nimrud, gli inglesi hanno scavato e poi hanno lasciato il sito in degrado. La trascuratezza del sito, dice la Belle, è in netto contrasto con la cura meticolosa che gli archeologi tedeschi stanno dedicando alle rovine di Assur. Blocchi con iscrizioni e incisioni antiche sono stati lasciati esposti agli attacchi deleteri di ragazzi arabi che ritengono sia un atto meritorio deturpare un idolo, eccetera. E suggerisce di coprire con la terra questi scavi che la Yar per la verità aveva coperto, ma saccheggiatori successivi hanno di nuovo derubato e distrutto. Dopo Nimrud è la volta della capolinea del suo viaggio, la città di Mosul, che si trova nel nord dell'Iraq, a 350 km a nord di Baghdad, sulla sponda occidentale del fiume Tigri, di fronte alla biblica Ninive. Di Mosul la Bella racconta cose strabilianti, una situazione di tensione politica, di faide religiose e razziali tra curdi e musulmani sunniti che ricordano quelle di oggi. Quindi già con una visione lungimirante ci dice: la città di Mosul ha avuto e ha tuttora una storia piuttosto movimentata. Qui siamo nel 1909 e oggi è ancora così, stato islamico, ricordiamo, 3 anni fa. Si trova infatti sulla frontiera che divide arabi e curdi e l'incontro tra queste popolazioni raramente è stato segnato da gesti cordiali. Sulla sfortunata provincia di Mosul, l'odio e la sete di sangue rappresentano una pesante eredità, trasmessa da generazioni e generazioni di conquistatori. La città, ci dice, è stata sempre contesa tra potenti famiglie tribali di sceicchi sunniti, che si sono sempre spartiti il potere con corruzione, usando anche sicari per uccidersi a vicenda, quindi una situazione di anarchia, come era negli anni dopo la guerra del Golfo recentemente con l'avvento dello Stato islamico. E poi queste faide tra, racconta la Bell, tra curdi e tra sunniti, anche poi la pressione, la discriminazione degli yazidi, un altro popolo che viveva a Mosul, che ha anche oggi massacrato lo Stato islamico, e anche contro i cristiani che erano discriminati in quell'area lì. Ecco, trionfa in questo periodo, anche più di 100 anni fa, con faide per esempio come quando i curdi riescono a abbordare due donne musulmane in maniera poco cavalleresca e simpatica, allora c'è una ritorsione, le famiglie arabe imprigionano questi curdi, li uccidono, poi c'è una faida, una guerra tra curdi e musulmani, sunniti e sunniti arabi in particolare, quindi una guerra razziale. Tutto questo mentre le parole di fratellanza, libertà, uguaglianza, recitate dalla nuova Costituzione promulgata dai giovani turchi, echeggiavano a Mosul senza però una presa diretta sulla città. La Belle poi ci dice, ci ricorda che di fronte a Mosul, sulla sponda orientale del Tigri, si ergeva la biblica Ninive, la Ninua, e visita la Belle proprio la collina più importante, la cittadella di Kuyunjik. La cella di Kuyunjik, che appunto è il sito dei palazzi più importanti, il palazzo di Sennacherib e il palazzo nord di Assurbanipal. Descrive questi palazzi come pieni di buche di scavo, con gli uccelli che si avventano, uccelli variopinti che si avventano in queste buche per far razzia di roditori, topi, eccetera. Quindi sono in condizioni di conservazione precaria.
questi due palazzi a Ninive, il palazzo di sud-ovest di Sennacherib e il palazzo nord di Assurbanipal. Ma quello che è più interessante di Mosul, per la Bel, non è solo il sito archeologico di Ninive, ma piuttosto l'aspetto politico ancora, perché è una città in cui ci sono moti e ribellioni per quanto riguarda il nazionalismo arabo, quindi contro gli ottomani, ma anche una città in cui ci sono movimenti estremistici di tipo sunnita, religiosi, come la fondazione della Lega di Maometto, la Mohammedaya, concepita come una risposta alle nuove urgenze libertarie dell'impero ottomano. Questa lega maomettana estremista vedeva la religione in maniera non proprio dissimile a quella che è la visione attuale dello Stato islamico, quindi con una restrizione per quanto riguarda la libertà, un'applicazione della Sharia ferrea che già in quei tempi dominava Mosul, con tutte le conseguenze che seguono e l'oppressione delle diversità culturali, religiose, etniche e dei popoli in minoranza come i cristiani, gli yazidi, eccetera. Quindi abbiamo una realtà molto simile a quella che avevamo a Mosul 3-4 anni fa, quando si trovava lo Stato islamico, senza che i governatori riuscissero a controllare questa città, che era in stato completo di anarchia. E poi parla anche delle sette cristiane che ci sono, la differenza tra nestoriani e caldei, assiri, di cui non voglio inoltrarmi perché sono appunto discussioni teosofiche, però abbiamo diverse sette religiose di cristiani e di appartenenza sirica, di appartenenza cattolica a Mosul stessa. Per chiudere, il viaggio finisce qui nel 1909 a Mosul. Volevo semplicemente leggervi due parole sull'ultimo giorno di vita di Gertrude Bell, che muore a Baghdad. Lei, che si sentirà, come dice suo padre, più irachena degli iracheni, non più inglese, quindi non vorrà morire in patria, ma sebbene già malata da anni per una vita difficile, aveva degli attacchi malarici, aveva febbri continue. Ecco, l'ultimo giorno di vita viene raccontato in questo modo, in questo altro libro, che è una bella biografia di Janet Wallach, Desert Queen, che racconta la vita di Gertrude Bell. E così ci racconta Janet Wallach sull'ultimo giorno di vita della Khatun, la dama, come la chiamavano gli arabi, del deserto, Gertrude Bell. Sabato 11 luglio 1926, 3 giorni prima del suo 58esimo compleanno, Gertrude pranzò con Harry Dobbs e Lionel Smith, poi andò a casa sola ad affrontare la nube della depressione che ogni pomeriggio pesava sopra di lei. Più tardi, dopo un breve riposo, raggiunse il gruppo di amici nel nuoto, ma a quel giorno la corrente del fiume era molto impetuosa e lei ritornò indietro esausta dalla fatica del nuoto e dal caldo. Camminò lentamente attraverso il giardino, superò i suoi fiori e i suoi animali ed entrò in casa per prepararsi ad andare a letto. Troppo stanca per finire una lettera ai genitori o persino per lasciare una nota, chiese soltanto a Marie, la sua domestica, di essere svegliata il mattino seguente alle 6, ma aveva altri programmi. Per cancellare il buio futuro, prese una dose extra di sonnifero dal comodino, spense la luce e si addormentò, un sonno profondo dal quale non si svegliò più. Così morì una straordinaria esploratrice, archeologa, non senza però aver lasciato un'eredità importante, riconosciuta a tutti a livello mondiale. La fondazione nel 1923 del Museo di Baghdad, dell'Iraq Museum di Baghdad, che lei volle fortemente, essendo anche un'archeologa, e che è ancora oggi uno dei musei più importanti a livello mondiale, un museo che poi fu ricostruito nel 1926 e poi nel 1966 ingrandito. Ma nel 1924 l'amore della Bell per l'archeologia e per l'Iraq è testimoniato dalla legge che venne appunto promulgata in quell'anno della divisione paritetica delle spoglie archeologiche. In sostanza la Bell aveva limitato l'esportazione di oggetti archeologici scavati in Iraq dalle missioni straniere al 50% degli oggetti ritrovati, mentre il 50% rimanente doveva rimanere, appunto, doveva restare in Iraq e arricchire il museo locale. Quindi
una protezione della cultura irachena che le è valso appunto gli onori di essere la fondatrice di questo museo. La sua morte è avvolta nel mistero, i suoi funerali di Stato ebbero luogo il 12 luglio del 26 tra numerosi cittadini iracheni per dire addio a questa straordinaria donna che amava l'avventura, amava l'archeologia, amava la cultura, amava l'arte. Per concludere voglio ricordare le parole che il guardiano del cimitero britannico di Baghdad, dove è seppellita la Belle, disse nel 2003 quando lo intervistarono dopo la seconda guerra del Golfo voluta da Tony Blair col suo alleato Bush, quindi anglo-americano, questo attacco. Questo custode iracheno disse: noi iracheni non amiamo Tony Blair che ha fatto guerra all'Iraq, ma amiamo una sua concittadina, la sua antenata, una sua grande ispiratrice in fondo dell'Inghilterra, della cultura inglese, Gertrude Bell. Abbiamo Gertrude Bell perché lei ha veramente protetto l'Iraq, ha difeso la nostra cultura ed è stata una donna che ha dimostrato un'insensibilità impareggiabile verso il mondo e la cultura irachena, cosa che Tony Blair non ha fatto. Ringrazio Andrea Tirincanti, il comune di Riccione e quanti mi hanno ascoltato, sono disponibile a rispondere alle vostre domande. Grazie.